Allora, salve. Sono in mega ritardo. Ed eccoci, ho preso i biglietti completamente a caso, proprio per salire sul Duomo, e dovremo avere un ospite speciale. Tra poco saremo lassù, se ci fanno salire, perché è l'ultima corsa, siamo un po' in ritardo, cioè io sono in ritardo. Ma guarda che bella Milano! Certo! Dai, ciao. Super, buona giornata! Una volta ero finito su quel cartellone lì, salita in ascensore. Eccolo! Ciao bello, come stai? Bene. Io sono di Milano, ma non so un cazzo del Duomo. Non sei mai salito sul Duomo? Pensa a te! È la prima volta in vita. Va bene, saliamo che sei in ritardo. Buongiorno, buonasera. Bene. Hello. Quindi Monti. Oh, look at that. E pensa che prima ero su quella terrazza lì invece. Ah, vedi? Sono ti stai facendo il tour di... Sì, che è bellissima. È proprio quella roba lì, no? Sai, il figlio del calzolaio, le scarpe bucate, quelle cose lì. Lì dove c'era il Rinascente, c'era la prima centrale, era lì, e quindi pompava fuori. Ok. Via, capito? Kerosene. Quindi proprio... Sì, questi sono quei riferimenti. Idrocarburi. Idrocarburi pesanti. Monti, valeva la pena questo giretto? Bellissimo, davvero mi hai fatto scoprire Milano, a me che sono milanese. Però ora che ci penso, forse da bambino alle elementari mi hanno portato le suore, io ho fatto le elementari alle suore e mi hanno portato tipo a vedere qua. Ah no, era sotto c'è. Tu vivi a Brighton da quanto? Da 11 anni. Quindi hai lasciato Milano per sempre ormai? Eh sì, ormai sono... Infatti quando vengo qua sono veramente un turista, mi guardano come dire, ma com'è? Ma di dove sei? Sì, qual è la cosa che ti manca più di più dell'Italia? È difficile dire, perché l'Italia è bellissima, però poi ti abitui a stare in un altro paese e quindi dopo un po' sai, se stai bene, c'hai tua moglie, la tua situazione lì, stai bene insomma. Però sai, Italia si mangia bene, c'è il tempo bello e mille cose insomma che non ci sono in Inghilterra. Ci abbiamo i fish and chips noi. Nebbia la pizza. Andiamo a prenderci un tè caldo, va? Ed eccoci qua col tè delle 5. Tu hai intervistato un sacco di personaggi. Ho intervistato anche, come si chiama quello? Yaki? Quello bruttissimo. Com'era quello fenomeno? Terribile. Qual è il personaggio più strano che hai intervistato? Ma che si può dire o che non si può dire? Dietro le quinte vuoi? Ma quello che vuoi. Una volta ho intervistato una persona che è arrivata sotto effetti stupefacenti e prima di andare in onda... Di che ambito? Di cantante? Televisione? Televisione. Ok. Mondo dello spettacolo. Personaggio femminile. Questo. Ok, basta, non possiamo dire nient'altro. E prima di andare in onda era molto up e poi è partita questa diretta 3, 2, 1 e è andata giù così, boom! No. Sì. Quindi è stata un'esperienza da dimenticare. E il personaggio che in un'intervista ti ha lasciato di più? Wow, ce n'è tanti. Vabbè, lato business, vabbè, Jeff Bezos perché è un genio fottuto. Com'è stato parlare con Jeff? Tra l'altro tipo 10 anni fa? Sì. Mi guardava come veramente fossi un bambino da dire, ecco, non capisci niente. E io ero preparatissimo, parlavo di e-commerce e mi guardava come dire, no, non capisci proprio niente. Però non con cattiveria, come dire, spero che ti spiego due cose. Lui forte. E poi va, Matthew McConaughey sì, l'ho visto, mi è piaciuto tantissimo. Anche perché di solito questi personaggi hanno mille filtri, lo sai meglio di me. Cioè cosa, hanno assistente, cosa, manager contro manager, questo lo puoi dire, no, non chiedere questo, mi raccomando, non parlare del... Invece lui si è collegato direttamente, alright. E prima pensa di fare l'intervista, mi ha detto, Monty, e io già ero lì, oh. E mi ha detto, do you want me like that? E mi fa vedere una camera,
oppure e accende un'altra camera, mette sugli occhiali "Oh, you want me like that". Sei Matthew McConaughey, puoi fare quello che vuoi. Numero uno. Right, go like that. Beh, Jeff, adesso dateci qualche. Stiamo pianificando cose per il futuro. Aspetta. Jeff, non posso. I'm here with sorry, domande bruciapelo. Vai. A caso. Di business e non. Vai. Solo. Bitcoin sì o Bitcoin no? Ma Bitcoin tutta la vita. Non so quanti video ho fatto. E quando è giù, piglio gli insulti. Ecco, Montemagno, non capisci niente. Quando va su, ah, grande, ma come facevi a saperlo? Intelligenza artificiale, dove andiamo a finire? Oh my god, io sono chat-gpitoso al 100%. Andiamo a finire che tu hai ChatGPT e compagnia cantante, peraltro ChatGPT che adesso ha preso i 10 miliardi di Microsoft, bla bla bla. Quello scrive i contenuti, poi cloni la mia voce, facile, con Smurf, non so, questi sì, qua. Sì, sì. Mi fai il deepfake mio e basta, i video. Però io... tu adesso esisti, cioè sto toccando... In realtà sono non sei... Jeff Bezos. Realtà virtuale? Clamorosa. Dopo una settimana, 10 giorni che ho giocato solo a ping pong in realtà virtuale, partendo critico perché ho pensato ma che cagata, figurati, non so io il ping pong, invece cioè clamoroso, è molto più vicina, pensa a tutti gli usi professionali, non solo i videogame. La prossima visita del Duomo non la faremo noi, ma la faremo con delle intelligenze artificiali. Non la faremo dal vivo, ma la faremo con dei visori. Esatto. E basta, chi se ne frega lì dalla Madonnina, la luce bella, il tramonto, cioè alla lì. Fine che tipo il buon Montemagno, sapete quella cosa dei gradi di separazione? Ci avevamo fatto anche un video sul canale di The Show, questa teoria secondo la quale tutti noi umani siamo collegati da al massimo 6 gradi di separazione, quindi sostanzialmente tramite un amico di 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 un amico si può arrivare a ogni essere umano sulla terra. Ecco, essendo che Montemagno ha intervistato praticamente chiunque, lui è il mio jolly con i gradi di separazione con i personaggi più potenti al mondo. Quindi sì, l'uomo un po' da appuntamento romantico, però spacca sempre. Braccio gigante con una bella cinepresa collegata. Sempre affascinante vedere queste produzioni all'opera. Ok, ho chiesto, stanno facendo una serie per Rai 1 che si chiamerà Il Clandestino. Cioè guardate che roba, c'è il mega camion con sopra la luce per illuminare la scena. Camion e camion di attrezzatura, generatore, camion gru, mega luce. Cena, ma quindi voi siete una coppia? Questo veramente... No, veramente siete voi nello stesso tavolo, non iniziamo a dire. Vi faccio la stessa domanda che ho fatto a Montemagno. Cacchio. Qual è la persona aspetta più... Aspetta che metto bene. Qual è la persona più potente che avete intervistato? Intervistato? O con cui avete avuto a che fare? Mia mamma. Che bella io, risposta. Io ce l'ho la risposta. Io ce l'ho. Vai. Io ce l'ho. Ale della giusta. Chiudo il video, è sì. Finito questo video. Allora ragazzi, anche oggi purtroppo la vostra dose di Achidale finisce qui, ma chissà se domani lo rivedrete. Quindi la cosa che dovete fare per non avere più questo dubbio è iscrivervi al canale e basta ragazzi, e basta. Poi perché ogni giorno succede qualcosa di strano qua, succedono cose stranissime. Oddio. Lo sapevo io, lo sapevo. Chiudo, basta.